Buon pomeriggio, ben trovati, siamo tornati a Top Planet. Spero abbiate gradito ieri la nuova formula di interattività nelle nostre live con i vocali di WhatsApp. Vi informo però la scheda è operativa soltanto durante le live, quindi serve solo a quello. Si avvicina la sfida con l'Inter, l'ultima a rientrare dalla sosta per le nazionali in casa di Juventus sarà Bremer. Ma purtroppo UEA è fermo, per la sfida contro l'Inter non ci sarà. Secondo Xyport non è un riferimento al precedente problema muscolare, ma ne avrà per una ventina di giorni. Si attendono nuovi dettagli, questa è un'altra brutta notizia. La Gazzetta dello Sport però aggiunge che torna a disposizione Alexandro e Allegri spera di portare in panchina uno tra Miretti e Locatelli. E sempre secondo il giornale, la Rosea, crescono le quotazioni di Yıldız sulla tre quarti e sarebbe un bel riconoscimento. Mancherà, nell'ipotesi, Alessandro Bastoni, secondo quanto riferisce Sky Sport, salterà sicuramente il derby d'Italia e anche la sfida di Champions contro il Benfica per un risentimento al polpaccio destro accusato con la nazionale. A proposito, abbiamo discusso parecchio ieri su quanto l'interesse sia scemato per la nazionale. Non è vero. Non è vero perché, e poi non è neanche vero che non si riesce a vendere secondo quanto si legge sui giornali, ma sono stati ottimi ascolti, i dati questi sono. 8.783.000 telespettatori su Rai 1. E, lo sappiamo, 0-0, passaggio alla fase finale di Euro 2024, 38,65% di share ed è risultato il programma più visto della serata di ieri. La sfida di venerdì scorso con la Macedonia del Nord, sempre trasmessa da Rai 1, è stata seguita da 7.004.000 telespettatori, 33%, ma dobbiamo aggiungere ormai un elemento fondamentale, i cosiddetti device, gli small screen, quindi PC, smartphone e tablet, e qui si superano i 9 milioni di spettatori per il match. E l'audience legato a questi dispositivi è stato infatti di poco più di 224.000 spettatori, per cui fate due calcoli, 8.783 più questo. Quindi complessivamente Ucraina-Italia è stata la seconda partita più vista del 2023, secondo soltanto a livello di spettatori alla finale di Champions tra Inter e Manchester City, che era al primo posto con oltre 8,8 milioni di spettatori. Probabilmente sono solo i tifosi della Juventus, giustamente, a non avere più quel grande interesse per la nazionale. A proposito, la Lega sta cercando, e a proposito dell'interesse della vendita dei diritti televisivi del campionato di Serie A, ieri al termine dell'assemblea che si è tenuta in videoconferenza i club hanno deliberato di assegnare i diritti TV alle emittenti di 8 diversi paesi tra Europa e non solo, quindi anche altri paesi hanno comprato il campionato di Serie A, non so quali sono, lo cita Calcio e Finanza. Questi accordi valgono 20 milioni di euro a stagione e hanno fatto registrare una crescita importante rispetto al ciclo precedente. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo ottenuto in questi territori un incremento rilevante di valore superiore al 38%, ha detto l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo. C'è anche un'altra novità importante per il 2024-25 che riguarda l'assegnazione di Sky e DAZN dei diritti TV. Secondo quanto riportato da un altro giornale sportivo, il Corriere dello Sport, a partire dalla prossima stagione un totale di 4 big match sarà trasmesso alle 12.30 di domenica e alle ore 15, 2 per ogni slot orario, spalmato su tutto l'arco dell'anno e chiaramente non in contemporanea. La scelta è una delle tante novità previste dalla divisione incontri del prossimo calcio, quindi pur mantenendo la formula attuale per Sky e DAZN sono previsti infatti aggiustamenti tra gli orari a disposizione delle pay TV di Comcast per la trasmissione degli eventi e la scelta e il numero di big match da mandare in onda per ogni stagione. Queste sono le novità del giorno, ci avviciniamo a Juventus-Inter, per ora sembra non esserci nessun evento destabilizzante, purtroppo la notizia è che c'è il forfait di UEA, cercheremo di capirne un po' di più nel corso della giornata perché alla fine si sa ancora poco. Lode a Chiesa che sembra uno delle poche, insomma,
uno di quelli che c'è da più da fare in questa nazionale, sperando che lo faccia anche in corrispondenza al Big Match con l'Inter. Lo dico a parole mie. Ci vediamo presto, buon pomeriggio a tutti.